Ciao a tutti, oggi parliamo di periodizzazione tattica e degli spunti che si possono prendere per allenare nel contesto dilettantistico, sempre la parte atletica. Vedremo quindi come organizzare la settimana di allenamento in base ai principi appunto della periodizzazione tattica, vedremo cos'è, come applicarla ai dilettanti e veramente arricchendola con aspetti metodologici più attuali. Sì, perché la periodizzazione tattica, malgrado sia una traccia che molti usano a livello professionistico per organizzare il microciclo, cioè l'allenamento settimanale, origina negli anni 80 da questo professore metodologo portoghese che lavorò poi insieme a Mourinho e nel 2004 portò anche Mourinho a vincere la Champions League. Oggi su questi concetti, queste tracce sono usate nel calcio professionistico per organizzare i microcicli, cioè le settimane di allenamento. Vediamo qui una base, l'abbiamo visto qualcosa anche nel video scorso. Questo video, scusate, questa immagine è presa dal sito di Eftimios Kiprianou, spero di averlo detto bene, è del 2020. Ma vedete, questi sono i vari giorni della settimana, questa è domenica contrassegnata da game, e poi ci sono tutti gli altri giorni che sono caratterizzati da determinati temi, con ovviamente con i dettagli. Sono concetti organizzativi di base, basati sulle evidenze e non su studi scientifici. Cosa vuol dire basati sull'evidenza? Si è iniziato ad applicarla in maniera costante sui professionisti dal 2004 e tutt'oggi è ancora la traccia più utilizzata, quindi l'evidenza ci dice che è molto utilizzata. Non ci sono però studi bibliografie internazionali che confrontano questo modello con altri modelli diversi e dicono quale sia il migliore. Quindi l'esperienza che ci dice che a livello professionistico è più utilizzato, però non c'è la certezza che sia il migliore. È comunque un metodo che va adattato alle esigenze. Questi sono i tre pilastri. Andiamo velocemente e poi vediamo tutti gli aspetti pratici. Integrazione tra lavoro fisico e tattico, che per il 1980, quando è nata questa metodologia, non era una cosa, integrare il lavoro fisico con quello tattico, non era una cosa scontata. Considerate che solo dopo il 2000 gli studi sulle neuroscienze ci hanno permesso di capire come l'integrazione tra questi due tipi di lavoro fosse molto più funzionale ed efficace nell'allenamento del calcio. Questo invece, diciamo che già nel 1980, dagli anni 80, veniva già sviluppato. Si lavora per obiettivi che sono i principi di gioco, quindi che io parlo di qualsiasi tipo di ramo di allenamento, che sia quello atletico, tecnico, tattico, psicologico, parte dai principi di gioco. Ovviamente prevede, come detto prima, l'adattamento alle varie situazioni e categorie. Quindi in questo video vedremo come adattare una dilettante a tre allenamenti a settimana, perché come avete visto nel modello iniziale, in questo, ci si allena tutti i giorni, o perlomeno vengono considerate attività tutti i giorni. Ad esempio, il primo giorno dice off, recupero, secondo te, cioè inattività, scusate, non recupero. Secondo giorno è dedicato al recupero, il terzo alla forza, poi endurance, velocità, reattività, eccetera, eccetera. Contestualmente tutta la parte tecnico-tattica. Cercheremo di riassumerlo in 3 giorni, che quelli sono qui di solito i giorni in cui si fa allenamento nella maggior parte dei settori dilettantistici. Partiamo dal primo giorno, recovery. Anzi, primo giorno ovviamente è detto off, cioè praticamente in attività, anche se in alcune società invertono, fanno recovery il primo giorno e off il secondo, perché sfruttano il primo giorno di recovery per far fare comunque del lavoro attivo a chi deve recuperare, a chi ha giocato in partita, e sfruttano anche questo giorno per far fare un lavoro importante a chi non ha giocato, a chi ha giocato poco. Quindi il secondo giorno è recupero completo, poi si ricomincia dal terzo. Prendiamo comunque per esempio questa traccia, parliamo quindi dal secondo giorno e recovery. Carico fisico è basso, anche se non bassissimo, soprattutto l'intensità è considerata bassa. Scusate. Il carico emotivo è medio-basso, e come vedete nella presentazione tattica si tiene in considerazione anche il carico cognitivo emotivo, perché spesso si viene da una partita e quindi si cerca il più possibile di essere lucidi nell'analizzare la partita precedente. E il lavoro tecnico-tattico è in funzione della partita precedente, questo lo vedremo meglio dopo. Quindi carico fisico basso, ciò non significa che non si faccia un volume basso, sicuramente l'intensità non è elevata, quindi anche tutti i lavori tecnico-tattici non sono molto elevati, però non è detto che alcune squadre facciano anche lavoro aerobico, anche di intensità elevata dal punto di vista aerobico, quindi non muscolare, ma dal punto di vista metabolico.
terzo giorno, quindi dice MD più 3, cosa vuol dire MD più 3? Match day più 3, quindi il terzo giorno, perché si va MD più 1, MD più 2, MD più 3, poi dal giorno successivo si considera il match day successivo, quindi meno 3, meno 2, meno 1, match day, però è stato abbastanza chiaro. Dedicato alla forza, strength, e quindi il carico fisico ovviamente non necessariamente forza fatta con i pesi, perché ci si riferisce prevalentemente al lavoro integrato fisico e tecnico-tattico, quindi si lavora sulla forza eccentrica e concentrica, cioè con molta accelerazione e decelerazione, dicono tensione muscolare, quindi inducendo un'elevata tensione muscolare. Quindi si useranno degli small side games in cui si sa che il numero di accelerazioni e decelerazioni sono maggiore, si cercherà di lavorare a intensità molto elevate però con pause adeguate, quindi non è un lavoro aerobico particolarmente intenso, che sarà poi il giorno successivo, ma un lavoro anche fatto di uno contro uno, di due contro due, in cui ci sono molte frenate e accelerazioni, scampi abbastanza piccoli, e si lavora ovviamente su scampi stretti e per reparti. Carico emotivo è medio-alto, comunicazione verticale. Cosa vuol dire? Ovviamente lavorando per reparti si presume che non sia tanto difficile dal punto di vista cognitivo il carico di lavoro, quindi si cerca di mettere pressione anche un po' ai giocatori. Comunicazione verticale vuol dire che si danno molte indicazioni, ma non c'è la comunicazione orizzontale è più caratteristica del giorno successivo, quindi molte indicazioni ai giocatori affinché anche i livelli di tensione, non solo quelli fisica ma anche a livello diciamo cognitivo, siano abbastanza elevate, proprio perché si può fare un carico emotivo elevato proprio perché il carico cognitivo è basso, cioè lavorando per reparti il carico cognitivo non è elevatissimo. MD-3, cioè il quarto giorno, cioè a tre giorni della partita, questo viene detto endurance, cioè si lavora prevalentemente su velocità e resistenza, quindi campi grandi soprattutto. Carico emotivo basso perché il carico cognitivo è alto, perché lavorando ovviamente su campi grandi, spesso in funzione poi della partita successiva, si tende, ovviamente, la complessità è maggiore. Spero questo sia abbastanza chiaro. Più sono i reparti coinvolti in una determinata esercitazione, in una partita a tema, più la complessità è maggiore, più il carico cognitivo è alto, quindi il carico emotivo deve essere basso. Qui si parla addirittura di comunicazione orizzontale. Cos'è la comunicazione orizzontale? Molte volte si può fermare la palla, fermare il gioco. L'allenatore cerca di far capire ai giocatori, chiede ai giocatori se hanno capito, se hanno dei dubbi, se hanno delle perplessità su quello che si sta facendo. Quindi il carico emotivo è basso perché quello cognitivo è molto alto e c'è molto dialogo tra giocatori e staff proprio per cercare di fare interpretare le cose in maniera giusta, soprattutto in funzione della partita successiva. Lavoro tecnico-tattico ovviamente collettivo perché non si lavora per reparti. E il lavoro a secco di compensazione. Cosa vuol dire di compensazione? Faccio l'esempio banale, quello sulla velocità. Tutti sappiamo che oggi è molto monitorata la velocità, soprattutto gli sprint, cioè la velocità superiore ai 25 km/h, perché si è visto che questi sono in grado, perché il numero di sprint fatti in settimana si è visto avere un'incidenza sulla prevenzione di infortuni, cioè fare un numero di sprint medio o medio alto secondo determinati criteri aiuta a prevenire gli infortuni in partita. Quindi se durante tutte queste attività di gioco su campi grandi ovviamente è più facile raggiungere elevate velocità, ma se in tutti questi contesti non riesco, alcuni giocatori non raggiungono una determinata velocità, ad esempio 25 km/h per i metri necessari che ritiene lo staff, allora si fanno magari degli sprint a secco alla fine, considerando sempre che se vi faccio uno sprint di 30 metri massimale sono 20 i metri probabilmente fatti oltre 25 km/h, i primi 10 sono di accelerazione. Speed MD-2, cioè tra virgolette il venerdì, perché poi l'MD-1 è il sabato. Carico fisico è prevalentemente di rapidità, quindi intensità elevate ma ampie pause, con basso carico eccentrico. Il carico eccentrico, scusate, possiamo semplificarlo come se fossero le frenate. Quindi magari tante accelerazioni, tante azioni, ma pochi small side games, che sono quelli che poi determinano il carico eccentrico, il numero di frenate. Proprio perché avendo pochi giorni per recuperare, il carico eccentrico deve essere basso, perché è quello che si fa più fatica a recuperare, il carico eccentrico rispetto a quello concentrico, rispetto all'accelerazione. Banalmente possiamo dire che io recupero molto più facilmente delle accelerazioni che delle decelerazioni, che delle frenate.
quindi si tende a giocare, a far sì intensità elevate, ed ampie pause, ma comunque non small side games per tenere basso il carico eccentrico. Carico emotivo e cognitivo, scusate, sono relativamente bassi perché si va a rivedere un po' quello che si è fatto il giorno prima e si cerca un po' di avere una conferma, una stabilizzazione di quello fatto il giorno prima dal punto di vista tecnico-tattico. Quindi c'è una comunicazione collaborativa, l'allenatore cerca di capire se veramente i giocatori hanno capito e il lavoro tecnico-tattico. Si chiama speed proprio perché è tramite la velocità di gioco. Attenzione, non vuol dire speed, velocità metri al secondo o chilometri all'orario, no, perché è il giorno precedente quello dedicato alla velocità. Speed è inteso come velocità di realizzazione di gioco. Adesso, dopo faremo degli esempi molto più chiari. Faccio un esempio banale: se io voglio lavorare sulle finalizzazioni, un'esercitazione banale ma sempre utile è la partita con gol di prima. Io faccio un medium side games, MSG vuol dire medium side game, cioè partita su di campo su dimensioni medie, circa dai 160-140 metri quadri per giocatore. Con gol di prima, ovviamente questo mi aiuterà a lavorare sulla finalizzazione veloce, però dopo vedremo meglio alcune esercitazioni nel dettaglio. Reaction, reazione, cioè il giorno prima, il sabato, in cui il carico fisico è determinato solo dall'attivazione. Carico emotivo ovviamente è basso, perché ovviamente più mi avvicino alla partita, più i giocatori hanno bisogno di sicurezze, di certezze, non di stress. Al limite, stress si può indurre, ovviamente senza che questo vada poi a influire negativamente sull'apprendimento, perché uno stress eccessivo influisce negativamente sull'apprendimento, però magari un'elevata, richiesta. Può essere fatta ad esempio il primo allenamento impegnativo settimanale, o può essere quello appunto del mercoledì. Abbiamo visto, no? Carico emotivo medio-alto, comunicazione verticale, cioè tante indicazioni date dall'allenatore. Poi più si va verso la fine, più i giocatori devono ritrovare sicurezza, perché questo è il modo attraverso il quale apprendono meglio e soprattutto arrivano alla partita con più sicurezza. Quindi il carico emotivo è basso, però si c'è una richiesta elevata di attenzione ai dettagli, adesso non solo i calci piazzati, però ovviamente si potrà alcuni giocatori dare indicazioni un po' più precise sugli avversari che si devono andare a marcare, sulle caratteristiche della difesa, tutte queste cose qui. Sì, ovviamente si darà molta attenzione ai dettagli e veramente il lavoro sarà un lavoro ovviamente collettivo perché tutti dovranno capire e gli spazi non saranno grandi perché più gli spazi sono grandi, più rischio poi di affaticarmi e non essere fresco il giorno dopo. Quindi vediamo, ma come adattarlo ai dilettanti, cioè con tre allenamenti settimanali. Io faccio esempio di martedì, mercoledì, venerdì. Questo abbiamo visto che la struttura di base che abbiamo visto, bisogna dividerla ovviamente in tre punti, bisogna fare solo tre punti. A mio parere sarebbe sbagliato fare una seduta di recovery, una di conditioning e una di tapering, perché ovviamente altrimenti questa diventerebbe troppo pesante, quindi è giusto a mio parere mischiare un po' le cose. Io farò vedere quella che è la mia opinione, cioè cercare di andare un po' oltre gli schemi, cercare di prendere quanto di buono c'è di questo modello, di questa traccia e poi trasferirla nei dilettanti, senza ovviamente andare a modificare chissà che cosa. Partiamo dal martedì. Carico fisico prevalentemente aerobico, non è solo recupero, ma prevalentemente aerobico. Quindi si cura l'alta velocità, i cambi di direzione non massimali e evitando possibilmente la speed endurance production. Cosa vuol dire? Facciamo degli esempi. Questo è un esercizio di alta velocità non massimale, cioè non fare gli sprint. Gli sprint non sono caratteristiche del primo allenamento settimanale, però l'alta velocità. Vediamo lo schema sotto, che è abbastanza semplice. Si corre avanti e indietro per il campo. Tra il settore presente due cinesini si chiede ai giocatori di correre veloce e nel restante si corre lentamente per recuperare. Quindi veloce, lento, lento, veloce, lento, lento, veloce. Chiaramente sta poi ai giocatori cercare di adattarsi in base al proprio livello di fatica. Se si tiene questo settore centrale di 50 metri, quindi qui due laterali di 25, a mio parere la maggior parte dei giocatori, gestendo correttamente lo sforzo, riescono a fare questo settore correndo ad alta velocità, cioè tra i 20 e i 24 km/h. Probabilmente alcuni arrivano anche oltre i 25, però si riesce a raggiungere proprio l'obiettivo di questa seduta, cioè di lavorare anche sull'alta velocità.
Poi abbiamo visto anche cambi di direzioni non massimali. Io, ad esempio, porto l'esempio di questo strutturale Nantes, che per me è sempre utile. L'ho strutturato un giorno che ero arrivato tardi all'allenamento, quindi dovevo far fare lavoro aerobico senza aver niente in campo, senza aver preparato niente. Sì, anche qui si corre avanti e indietro per il campo, però a livello della porta e di un'eventuale altra porta o di due coni si fa il giro. Questi sono cambi di direzione, si va avanti e indietro, ovviamente alternando ad esempio 15 secondi veloci e 15 secondi lenti. Qui l'alternanza veloce e lento è data dai settori, qui invece è data magari dal tempo, dato dall'allenatore o dal preparatore atletico, 15 secondi. Qui ci sono dei cambi di direzione molto modesti, delle curve, però sono comunque allenanti, perché nel calcio ovviamente le curve e i cambi di direzione sono molto frequenti. Questo è un lavoro di speed and endurance maintenance. La speed endurance è in due gruppi, production e maintenance, SEP o SEM. SEM è un po' più leggera, tra virgolette, e consiste nel fare 50 metri in 10 secondi recupero 30, puoi fare 3, 25 più 25 in 10 secondi recupero 30, puoi ritornare a fare 50, eccetera, eccetera. Questa è l'esercitazione ideata da Fabio Cavargini, che avevo fatto anche, di cui avevo fatto anche un video. Questa è una speed endurance, cioè intensità abbastanza elevata con recupero da 3 volte a più rispetto alla fase attiva di 10 e recupero di 30. Ovviamente è abbastanza intenso, si può chiedere al giocatore di fare anche qualcosina in più, di finire meno di 10 secondi, anche in 9. E questo sicuramente non è massimale, però è comunque molto elevato. Uno speed endurance che a mio parere si può fare anche il martedì. Quello che non bisogna fare a mio parere il martedì è questo è uno speed endurance production, SEP, è molto impegnativo perché ci sono, vedete quanti cambi di direzione, questo è da fare alla massima intensità. Viene fuori in circa 10 secondi con recupero 50 secondi o più, 50, 60 o anche 70 secondi. Questo ovviamente non è da fare il martedì, però l'ho messo come esempio di speed endurance. Andiamo a vedere il nostro martedì. Carico emotivo, a mio parere, è da tenere medio-basso. Si ragiona in maniera lucida su quello che è accaduto in partita la domenica prima, e ovviamente il lavoro tecnico-tattico sarà funzionale alla partita precedente, con carico fisico non elevato. Cosa vuol dire? In base alla partita precedente, se io ho avuto dei problemi, ad esempio non sono mai riuscito ad andare sul fondo per crossare, posso fare una partita a tema con sponde. Adesso questo è di un'altra struttura, di un altro video, è solo per fare un esempio, con delle sponde, e no, senza sponde, scusate, con delle sponde dinamiche. Quindi dopo un certo numero di passaggi un giocatore può andare indisturbato all'esterno del campo in cinesini, quindi a fare la sponda, a fare il cross. Quindi chiaramente questa è un'esercitazione in cui ovviamente la squadra è facilitata a fare quel movimento che magari in partita non è stato fatto, come può essere ad esempio anche l'attacco dell'area quando viene fatto il cross. È un difetto che ho riscontrato in molte squadre, cioè quando si va a fare il cross dal fondo, magari non tutti i giocatori che potrebbero vanno in mezzo all'area ad attaccare lo spazio. Questo può essere, ad esempio, un qualcosa su cui si può lavorare il martedì. Questa partita non è particolarmente impegnativa. Oppure qualcos'altro che può essere, anche abbiamo messo, detto prima, i gol di prima. Se io sono carente in fase finalizzativa, a mio parere il miglior tipo di lavoro è proprio quello di fare il gol di prima. Io lo faccio fare anche in scuola calcio, ai primi calci, cioè ai primissimi anni, e vedo pro come proprio mettendo questo vincolo, i giocatori anche molto piccoli, è mo per loro molto sfidante, ma comunque molto utile perché si vedono calciarsi a col forte, sono obbligati a calciarsi a col forte e col debole, cose che magari normalmente non farebbero, e anche tendono anche a essere più veloci nell'esecuzione del tiro rispetto a senza avere questo vincolo. Quindi anche solo fare un medium side games, cioè dimensioni medie, campo di dimensioni medie in cui i giocatori sono in cui è possibile fare gol solo di prima, probabilmente è già qualcosa che mi aiuta anche in fase di finalizzazione. Marcatura uomo, oggi parlando con Riccardo Berni, allenatore dell'Argentario, ma non solo lui, tanti altri, mi dicono che oggi i calciatori non sanno più marcare, probabilmente nei settori giovanili si inizia troppo presto, precocemente, anzi la difesa zona, probabilmente il lavoro uomo proprio non si fa e quindi non sanno marcare uomo nella zona. Allora un buon lavoro, proprio mi ha consigliato Riccardo, e questo lavoro con le sponde. Io, qui ho messo un 2 contro 2 con le sponde, anche se in realtà lui mi aveva consigliato un 3 contro 3,
su un campo 20x20, lo scopo è far andare la palla da una sponda all'altra con le varie regole, limiti di tocchi, eccetera, eccetera. Fatto con la marcatura uomo, cioè questo può marcare solo questo, questo può marcare solo questo, ad esempio, è molto allenante per questa fondamentale, per questo principio, di cui si dice oggi, siano molto carenti i giocatori. L'ultima cosa, un'altra cosa su cui si può lavorare, ad esempio, è accorciare. Lavorando anche nel settore giovanile, giovanissimi allievi, molte volte vediamo come spesso i difensori non vanno ad accorciare in fase diciamo di possesso palla, non vanno a contribuire. Allora si può mettere questa semplice regola della riga di metà campo, la fanno in tanti, il gol vale se tutti sono alla metà campo opposta. Oppure se ho gli attaccanti, tra virgolette, o comunque i giocatori di caratteristiche offensive che non ripiegano, non danno una mano in difesa, si può mettere il contrario. Se io subisco gol e un mio giocatore è oltre la linea di metà campo, il gol che subisco vale 3. Quindi saranno tutti più incoraggiati, diciamo, a ripiegare nella propria metà campo e quindi partecipare alla fase difensiva. Un ultimo esempio è attacco contro difesa schierata. Ad esempio, le squadre molto. Questo è un altro principio su cui si può lavorare. Ad esempio, squadre tra virgolette un po' più forti spesso si trovano contro squadre che fanno le barricate. Questa è un'esercitazione che può servire. Si mette uno spazio, di cinesi, di, si mette, scusate, una riga di cinesina al di sotto. Una squadra che attacca e una che difende. In questi casi, i rossi attaccano, i gialli difendono. La squadra che deve far gol può manovrare senza pressione la palla sotto la linea dei cinesini. E l'obiettivo è fare gol. L'obiettivo invece, ad esempio, dei gialli, di chi difende, è portare la palla oltre questa riga. Se ciò accade, si invertono i ruoli, quindi i rossi poi vanno a difendere e i gialli ad attaccare. Questo non è un carico di lavoro molto elevato, però lavoro su un principio di gioco che magari una squadra si trova spesso a dover affrontare in partita, ma anche quella di dover difendere, anche magari la squadra che è tra gli ultimi in classifica e vuole l'obiettivo principale non prendere gol, tra virgolette, può lavorare con questo mezzo allenante il martedì, modulando la distanza della riga rossa dalla porta, si modula anche il carico fisico e quindi ritengo un'ottima esercitazione. L'ultima cosa, a me è capitato di fare il preparatore di squadre che il martedì facciamo solo porta atletica partitella. Porta atletica molto cospicua e partitella libera, 30-40 minuti partitella libera. Abbiamo vinto anche un campionato così in prima categoria. Stiamo facendo l'anno dopo un ottimo campionato in promozione con gli stessi giocatori, più o meno, poi c'è stato il Covid. E ovviamente a memoria anche altri giocatori con cui parlo a volte hanno allenatori che gli fanno fare parte atletiche, partitelle e basta il martedì e poi hanno magari vinto il campionato. Ciò non vuol dire che bisogna fare parte atletica e solo partitelle il martedì, che probabilmente c'è qualcosa che va oltre l'insegnamento dei principi di gioco. E in questa slide che parla di apprendimento di gesti tecnici, ma vale anche per i principi di gioco, volevo condividere un po' alcuni elementi che emergono al giorno d'oggi dal mondo delle neuroscienze. Si impara soprattutto per esperienza diretta, quindi vuol dire che facendo le cose in partita o in cose simili alla partita che io le apprendo meglio, non facendo l'11 contro 0, per chiarirci. Impariamo più facilmente le cose che ci interessano di più. Quindi motivare adeguatamente i giocatori permette loro anche di apprendere più facilmente. La gestione emotiva è il migliore investimento del lungo termine. Cosa vuol dire gestione emotiva? Creare un gruppo che lavora, un gruppo unito, in cui non ci sono litigi, in cui non ci sono polemiche. Questo è il migliore investimento del lungo termine perché facilita quella secrezione di ormoni all'interno del corpo. È una gestione emotiva corretta, quindi un giocatore che si trova a proprio agio ha una situazione tra virgolette ormonale che permette di apprendere meglio. Considera l'errore come un qualcosa di essenziale per migliorarsi, non qualcosa da evitare a tutti i costi. Questo va fatto soprattutto in sede di commento della partita precedente. I feedback positivi sono meglio di quelli negativi, questo si sa da centinaia di anni. E i feedback positivi sviluppano autostima, riducono la paura di uscire dalla propria area di comfort. Se io mi focalizzo spesso, soprattutto sui feedback negativi, cosa succede? Che i giocatori, che
subiranno queste critiche, se li sgrido tra virgolette troppo spesso, usciranno sempre meno dalla propria area di comfort, faranno le cose per non far arrabbiare l'allenatore, e la conseguenza qual è? È anche i compagni, che farò sempre meno, sarò sempre portato a fare sempre meno e quindi imparerò sempre meno. Una cosa interessante è la didattica emoticognitiva, ne ho sentito parlare da Christian Iriarte e anche da Iace Rusciano in un suo webinar molto interessante. Iace Rusciano è un neurofisiologo che lavora nel calcio. Cos'è la didattica emoticognitiva? L'apprendimento da interazione tra compagni. Cerco di farla in maniera semplice. L'allenatore ha sicuramente un certo numero di idee da trasmettere ai propri giocatori, però se i giocatori apprendono tra di loro tramite un livello di collaborazione molto elevato, di dialogo molto elevato, che può avvenire di solito a fine di una stagione o nelle stagioni successive, se il gruppo è lo stesso, queste situazioni generano un apprendimento molto maggiore di quello dato solo dall'allenatore. Cerco di spiegarlo diversamente. Io allenatore ho possibilità di spiegare X cose e insegnare X cose ai miei giocatori, però dialogando tra di loro, interagendo tra di loro, i giocatori possono apprendere molte più cose. E questo bisogna tenere in considerazione. Per questo Iace Rusciano nel suo webinar sulla neurofisiologia nel calcio diceva: a volte gli allenatori bravi parlano poco. Cosa vuol dire? A volte bisogna lasciare, se il gruppo lavora bene, bisogna lasciare che emerga tra di loro le soluzioni, emergano tra di loro le soluzioni, soprattutto in allenamento. E quello che ho visto io, ritornando all'esempio del martedì fatto solo con parte atletica, partitella, anche di 40 minuti, un gruppo unito in cui chi è più esperto dà consigli a chi è meno esperto, e chi è meno esperto ce la mette tutta per apprendere, in un contesto emotivo gestito in questo modo, la didattica metacognitiva è molto, molto elevata e quindi può aiutare ad apprendere più cose di quelle che l'allenatore può dare. Spero di essere stato abbastanza chiaro. Passiamo al mercoledì. A mio parere, il mercoledì anche per un preparatore atletico dovrebbe decidere l'allenatore cosa fare, in particolar modo dal punto di vista dei principi di gioco. E ovviamente ne abbiamo parlato prima, no? Di principi di gioco, abbiamo fatto degli esempi. Chiaramente se il martedì abbiamo fatto l'esempio dei principi di gioco, non so se vi ricordate. Se martedì magari si lavora su quello che non è andato bene nella partita successiva, scusate, precedente, il mercoledì magari si comincia a lavorare sulla partita successiva, sui principi di gioco da affrontare in funzione della partita successiva. Qui deve essere l'allenatore, a mio parere, a decidere in maniera più importante. È chiaro che poi il carico, vi è fatto un carico fisico di compensazione. Cosa vuol dire? Se l'allenatore ad esempio decide di lavorare tramite degli small set games o comunque sui spazi corti, si raggiungeranno poche velocità elevate, sprint, e quindi io dovrò, preparatore, poi proporre un numero di sprint sufficienti per dare lo stimolante tipico del mercoledì. Stessa cosa può essere per i cambi di direzione intensi. Ritorniamo un attimo al concetto di sprint. Questa abbiamo vista in altre questa slide in altri video. Se io con tutte le semplificazioni ammetto che i miei giocatori in promozione in partite in media fanno 160 metri, 156, 160 metri di sprint, cioè oltre 24 km orari, e io lavoro, e se io il mercoledì lavoro solo su small side games, su spazi, o comunque già su spazi brevi, è evidente che non riuscirò a arrivare, considerando che poi il martedì non li faccio gli sprint, non ne faccio troppi il venerdì, non riuscirò certo a fare questo carico minimo che in settimana bisogna fare, almeno a mio parere, i metri di sprint fatti in partita in settimana, considerando tutti e tre gli allenamenti. Allora dovrò poi proporre dei carichi a secco. Chiaramente non ho la fortuna come i professionisti di valutare real time, i GPS hanno proprio loro la possibilità di valutare real time il numero di metri di sprint fatti, e quindi possono tranquillamente tramite un conto matematico fare poi gli sprint a secco a fine allenamento. Però io da preparatore atletico in un settore di atletica devo comunque cercare di interpretare come sarà la seduta decisa dal mister per poi compensare con un numero di sprint sufficienti. Non solo, se poi la seduta risulta tra virgolette anche poco impegnativa, perché ad esempio il mister vuole lavorare su principi di gioco che non portano poi ad un elevato carico fisico,
perché mercoledì è di norma il giorno in cui il carico fisico è maggiore. Allora poi dovrò anche non solo mettere anche gli sprint, ma anche dei cambi di direzione intensi come questo, abbiamo visto prima. Questo è molto intenso di cambi di direzione, posso fare anche le navette, ovviamente, che mi permette poi di avere quegli stimoli allenanti che magari non sono fatti con la palla quel giorno. Carico cognitivo è medio alto, ma comunicazione adeguata. Cosa vuol dire? Lavorando, si spera soprattutto non a reparti, ma soprattutto se non, scusate, soprattutto se non si lavora a reparti, ma si lavora tutti insieme, è evidente che il carico cognitivo è medio alto, perché la complessità è maggiore rispetto a un lavoro di reparto. E la comunicazione comunque dovrà essere adeguata, non stressarli troppo, e soprattutto tenere in considerazione che se si fanno cose nuove, l'allenatore dovrà anche mettersi nei panni dei giocatori e avere una comunicazione abbastanza orizzontale, cioè chiedere se hanno capito, non solo guardando, osservando, chiedere a loro quali sono le difficoltà e anche, ma al limite, la loro opinione. Principi di gioco. Prima abbiamo parlato del lavoro tecnico-tattico, come lavoro sui principi di gioco. Qua siamo. Come ho detto prima, si impara soprattutto per esperienza diretta, quindi tutti quei lavori fatti tipo 11 contro 0 servono solo per far conoscere ai giocatori determinati movimenti, ma non li apprendono se io faccio fare solo 11 contro 0. Dovrò strutturare quindi esercitazioni specifiche, soprattutto partite a tema, che vanno a stimolare quei principi di gioco. Chi vuole approfondire, consiglio il libro di Giuseppe Rauso, o Rauso, scusate, non so come si dice, Il calcio per principio, oppure quello di Ludotattica di Giovanni Garofalo. Sono due ottimi libri che, strutturati proprio con tante esercitazioni, partite a tema soprattutto, finalizzate ad apprendere determinati principi di gioco. Cosa sono i principi di gioco? Dico in maniera banale, fase di transizione, le fasi di possesso palla, quindi dall'impostazione, rifinitura, finalizzazione, difesa di reparto, difesa di squadra, uomo nella zona, eccetera, eccetera. Questi sono i principi di gioco. Altra cosa importante, i vincoli facilitano l'apprendimento e la creatività. Cosa sono i vincoli? Abbiamo parlato prima di uno, ad esempio il gol di prima, ma anche semplicemente i tre tocchi. Tre tocchi minimo, no, scusa, tre tocchi massimo, questa regola favorisce la velocità di gioco. Se invece metto tre tocchi minimo, cioè il giocatore deve fare almeno tre tocchi, quindi 3, 4, 5, sviluppo ovviamente la protezione della palla e la marcatura uomo. Altri vincoli possono essere, ad esempio, la marcatura uomo, ne abbiamo parlato prima, di fare un possesso da sponda a sponda con la marcatura uomo. Questo migliora ovviamente, questo fondamentale, questo principio di gioco. E, ad esempio, un'altra cosa, accorciare e tornare, l'abbiamo visto prima. Mettere una riga e dire gol vale solo se tu siamo tutti oltre la metà campo. Questo permette ovviamente di accorciare maggiormente. Oppure mettere una riga e dire se prendiamo gol e non siamo tutti nella nostra metà campo, il gol avversario vale 3. Questo ovviamente mi mette ancora più, tra virgolette, in difficoltà. E quindi mi favorisce, diciamo, anche i giocatori più offensivi a tornare. Qua, siamo qua. E l'ambiente, quindi i vincoli, facilitano, sono i vincoli che facilitano l'apprendimento. Spesso si dice che le esercitazioni devono essere specifiche, cioè partite. Sì, è vero, però se io voglio indirizzare la partita verso l'apprendimento, la partita intesa di allenamento, verso un determinato principio di gioco, devo inserire dei vincoli affinché questi principi di gioco siano stimolati adeguatamente. Non solo, i vincoli facilitano anche la creatività. Molti, sento dire da molti che faccio fare la partita alla libera, così sono più libera la loro creatività. No, non è la partita alla libera che libera la loro creatività, o meno in misura minore. Si impongo dei vincoli, che questi stimolano maggiormente la creatività, perché io devo trovare soluzioni non convenzionali a quel determinato problema che si genera dal vincolo. Allora lì sì che stimolo particolarmente la creatività. È grazie ai vincoli che stimolo particolarmente la creatività, non facendoli giocare liberamente. Fermo restando che facendoli giocare liberamente posso comunque avere altri benefici. L'ultimo punto, appunto, proprio che riguarda proprio questo, è l'ambiente che determina l'apprendimento. Questo l'ho letto da un post di Thomas Tuchel quando parlava della sua avventura soprattutto nei settori giovanili. Come deve essere l'ambiente ideale? L'ambiente di entusiasmo, motivazione, collaborazione, corretta gestione emotiva. Questo fa tanto, ma tanto, tanto, tanto nei processi d'apprendimento.
lo dicono gli studi sulle neuroscienze, e spesso forse anche la cosa un po' più sottovalutata. Per approfondire questo consiglio di leggere il libro di Daniel Goleman, scusate, Daniel Goleman Intelligenza Emotiva, non è un libro sul calcio, ma aiuta, ma è proprio su questi argomenti. Venerdì, l'ultimo giorno d'allenamento, abbiamo visto che era speed, inteso non tanto come velocità metri al secondo e chilometri all'ora, ma come velocità di gioco. E avevo detto che avremmo fatto alcuni esempi, adesso li facciamo, perché ci arrivo. Ecco, tramite velocità di gioco e considerazione di quanto ho già preso. Cosa vuol dire? Abbiamo detto che se devo lavorare su qualcosa di nuovo lo faccio di solito il mercoledì, in funzione della partita successiva. Il venerdì cerco di consolidarlo. Io porto sempre questo esempio, l'11 contro 0 i giocatori hanno già capito. Apprendono tramite l'esperienza, quindi non è che apprendono tramite l'11 contro 0. Però devo anche riproporre poi la stessa cosa due volte. Quindi se la faccio il mercoledì, determinati principi, ma anche se in maniera diversa, devo riproporre il venerdì per capire, per consolidare quello che hanno appreso. MSG vuol dire Medium Size Games, e solitamente si usano campi di medie dimensioni il venerdì, non eccessive neanche troppo piccole, e si lavora eventualmente sui dettagli, non solo i calci piazzati. Carico fisico prevalentemente ovviamente di rapidità, abbiamo detto accelerazione, non tanto frenate. Per le frenate poi si fa più fatica a recuperarle, cioè non vuol dire che non si possano mettere cambi di direzione assolutamente, però il carico di lavoro decelerativo deve essere più basso. E coordinazione, adesso vedremo poi sulla coordinazione qualcosa di interessante, più qualche sprint. Perché qualche sprint? Oggi sappiamo che in condizione di non affaticamento, dopo 48 ore si tende a perdere la capacità di sprintare dal punto di vista biomeccanico, in condizioni di non affaticamento. Quindi è da ripetere almeno ogni 48 ore se non sono affaticato. Quindi magari martedì gli sprint non li faccio, perché magari sono ancora un po' affaticato dalla partita, mi limito all'alta velocità. Mercoledì faccio sicuramente il volume più elevato di sprint, perché poi ho tempo per recuperare. E poi devo farle anche il venerdì, perché sennò passerebbero troppo ore tra mercoledì e la domenica. Quindi magari il venerdì faccio 3, 4, massimo 5 sprint da 20 metri. Si parte da 3 e poi si vede se arrivare a 4 o 5 nel proseguo della stagione. Vanno fatti anche il venerdì gli sprint, cioè va toccato anche per poco tempo, per poche volte, la velocità di sprint. Altrimenti si perde la capacità biomeccanica di gestirlo. Ovviamente carico emotivo e cognitivi sono bassi, proprio perché si tende a consolidare quello già preso e dar sicurezza ai giocatori. Parliamo un attimo di coordinazione. Abbiamo detto che, a mio parere, a parte che sulla coordinazione, a mio parere bisogna lavorarci sempre, in tutte le età, comprese anche le prime squadre. Venerdì probabilmente è il giorno ideale, ma non è detto che bisogna lavorarci solo venerdì, anche gli altri giorni. Perché è importante la coordinazione? Questa slide viene da un articolo che ho fatto sulla tecnica. Leggiamo solo il primo punto: un giocatore coordinato apprende più facilmente la tecnica. Questo è assodato, chiedetelo a qualsiasi allenatore di settore giovanile, soprattutto di scuola calcio, vi dirà che è così. Un giocatore coordinato. Tutto sta quindi a capire quali sono le attività per migliorare la coordinazione del calciatore. Che sì, la coordinazione migliora tutti i fondamenti della tecnica. Quindi è molto importante. Spesso si fa riferimento alla fisica di Taraci, cioè l'attività di strada, cosa che oggigiorno i giovani si dice che i giovani non fanno più. Una volta si diceva che erano più coordinati perché facevano più attività di strada, più gioco di strada. Com'è la caratteristica del gioco di strada? Non è certamente la scaletta e gli ostacolini, che sicuramente servono per la coordinazione, ma non è questa il gioco di strada. Qui propongo una cosa che ovviamente deve essere poi contestualizzata nei tempi, negli spazi di un allenamento calcistico. Questo è una modifica di una modifica del rugby, il touch rugby modificato. Qui è un 5 contro 5 con un jolly, ovviamente sono cose da fare a gruppi limitati, non posso fare 10 contro 10. Come detto, un campo più largo che lungo, usando una parte delle strategie del rugby. Si usano le mani, ovviamente, non c'è i placcaggi, però se io tocco l'avversario è obbligato a passare la palla indietro. Anzi, la palla si passa solo indietro. Se tocco l'avversario, che ha la palla, non posso rubargliela direttamente, ma lui deve essere obbligato a passarla indietro. Qui facciamo un esempio, passaggio indietro, guida della palla. Qui ho messo un jolly,
ho lo spazio chiuso, la passo al jolly, il jolly la passa indietro anche lui a questo che trova lo spazio. Si può mettere anche la regola: se io sono nella mia meta, non in quella che devo fare, nella mia meta posso lanciarla avanti, solo in questo caso posso lanciarla avanti, se no devo sempre passarla indietro. Questa attività con i giusti spazi e con i giusti e con il giusto numero di giocatori crea un dinamismo molto superiore al gioco del calcio. Perché? Perché è molto semplice, la palla si guida con le mani, tra virgolette, non bisogna palleggiare, proprio bisogna tenerla in mano se voglio. E questo determina sicuramente una dinamica maggiore, simile, tra virgolette, che replica un po' più quello del gioco di strada, con una densità maggiore, con una dinamica maggiore. Di conseguenza agisco sulla coordinazione anche in una prima squadra. Chiaramente poi tutto da contestualizzare negli spazi e nei tempi, questo può essere una cosa da fare a fine riscaldamento. Magari inizio un'attività con le mani più semplice, questa è estremamente coordinativa, questa struttura. Un'altra attività coordinativa, questa rapidità. I gialli, i giocatori, beh, si mettono un certo numero di due squadre, l'allenatore dice un numero, in questo caso numero 2, il numero detto deve fare una navetta, sia il giallo che il blu, quindi già c'è un carico a secco abbastanza elevato, in maniera tale da essere sicuri che si faccia qualcosa, viene data la palla a uno dei giocatori che deve andare a far meta nella metà campo opposto e l'altro giocatore deve prenderlo, se lo tocca con due mani. Non con una, non è troppo facile, con due mani, questa è la cosa difficile, se riesce a toccarla con due mani allora il giallo ha perso. Se invece non riesce a toccarla con due mani, il giallo riesce a far meta, il giallo ha vinto. Non è banale, per niente. Sviluppo in questo modo, c'è cioè una parte a secco, la navetta, che già mi dà la garanzia, insomma, di aver fatto qualcosa. Sviluppo la rapidità in maniera coordinativa. Posso farlo anche sotto forma di 2 contro 2, adesso qui è un po' confusionario, l'ho fatto comunque in un altro video, l'ho spiegata meglio in un altro video, nel quale se hai 10 secondi, 10-15 secondi per andare a fare meta si può anche passare la palla. Ovviamente se viene toccati dall'avversario bisogna passarla, obbligati a passarla, non posso più continuare a guidarla. Anche questo è molto coordinativo come attività. Ripeto, tutti gli esempi che abbiamo visto in questo video, ci sono poi degli video o degli articoli corrispondenti, quindi se c'è qualcosa che non sono stato chiaro ditelo. Riferitevi magari al minuto secondo del video o dall'immagine, che poi magari vi posso dare nei commenti il dettaglio per andare a approfondire. Cosa si intende per velocità di gioco? Abbiamo ormai finito. Abbiamo detto, torniamo un attimo qua, venerdì ci si allena tramite velocità di gioco, cioè una finalizzazione veloce, si ricerca velocemente la finalizzazione, quindi non è solo fare i tiri in porta. È un po' più classica. Cosa si intende per finalizzazioni? Gol di prima, ad esempio, abbiamo messo l'esempio in un campo di dimensioni medie, faccio gol di prima, sicuramente se metto il vincolo, scusate, del gol di prima, sicuramente è più stimolante per la velocità di gioco. Utilizzo dei gialli sponde, mi permettono di creare più situazioni offensive. Quindi se io voglio creare situazioni offensive, finalizzazione veloce, sicuramente l'abbinamento gol di prima con gialli sponde è efficace. Oppure l'uno contro uno con porta e portiere. Questo l'abbiamo visto per il mercoledì. Queste le dimensioni sono per un mercoledì. Si può fare anche a doppiare e basta. Quindi dimensioni un po' più piccole. Com'è questo qui, uno contro uno che diventa 3 contro 3, molto semplice, l'abbiamo visto in un altro video. Si parte l'uno contro uno tra questa coppia e questa coppia contemporaneamente. Quando un pallone esce, si gioca con i palloni che rimangono fino a quando l'azione finisce. Fino a quando escono tutti e 3 i palloni. Poi dopo ripartono le file dopo. Si può mettere un vincolo. Durata massima di 20-25 secondi di ogni azione, e questo ovviamente provoca una finalizzazione veloce. Oppure tiro in porta in regime di velocità. Questo è un tiro in porta in regime di velocità. Vabbè, si parte, il giocatore fa il giro del cono guidando e poi tira. Successivamente parte il rosso, che dovrà fare anche lui il giro del cono e tirare, però quello che ha appena tirato, il blu, dovrà prima fare una navetta per andare a pressare il giocatore che sta tirando. Poi dopo ripartirà il blu col rosso che deve fare la navetta. Quindi qui c'è sia una parte atletica a secco che un regime di pressione temporale per andare a fare il tiro in porta. Ho messo una riga per non tirare troppo vicino. Oppure anche questo è molto più semplice. Qui c'è solo il concetto di pressione temporale. Questo è strutturato per una scuola calcio. Quindi dopo se io faccio per una prima squadra devo fare cose un po' più in grande come dimensioni. Parte il rosso, deve andare a fare gol tirando prima della riga.
Una volta tirato, partirà il blu col rosso che deve difendere. Qui, ovviamente, sono in condizione, tiro in porta in condizione di pressione temporale. Questo sicuramente. Qui è meglio farlo comunque non troppi giocatori. 20 non avrebbe senso. Quindi, magari, se alcuni si dividono in due gruppi a lavorare, magari può aver senso fare questo in regime di pressione. Tiro in regime di pressione, a mio parere, è molto più utile che fare normale tiro in porta. Bene, siamo arrivati in fondo. Abbiamo visto quindi tanti aspetti della periodizzazione tattica e di come poterla, vado allo schema generale, ecco, di come poterla poi applicare, a mio parere, in un settore dilettantistico. Ripeto, già la periodizzazione tattica in sé è molto elastica, le tracce mo sono molto semplici, sono queste. Poi io ho cercato ancora di più di metterle, di applicare in base alle mie idee, senza avere la presunzione di avere ragione. Se avete comunque domande, soprattutto sui vari mezzi allenanti che ho messo, se volete i link dei video o degli articoli, se volete dire la vostra, ovviamente, perché il confronto fa sempre bene, scrivete pure nei commenti, se vi è piaciuto il video mettete mi piace, e se vi va iscrivetevi al canale. Ciao a tutti!